Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No. Il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Indaghiamo velocemente le quattro fasi della fine dell'essenziale della religione nel mondo cattolico. Preconcilio, concilio, postconcilio e oggi, la situazione odierna. Fase del postconcilio. Il postconcilio è stato il vero colpo di grazia alla predicazione dell'essenziale della religione all'uomo comune. Il responsabile è stato Paolo VI, con la sua riforma liturgica della Messa del 1970. Questa doveva semplicemente attuare il documento conciliare specifico, chiamato Sacrosanctum Concilium, del 1964. Ma la soluzione ideata da Paolo VI ebbe nulla in comune con esso. La messa di Paolo VI era un'altra cosa rispetto alle modifiche permesse dai 2400 vescovi del Concilio. Questo di Paolo VI fu il cattivo esempio di applicazione del cosiddetto spirito del Concilio. Fu il tana libera tutti, perché successivamente anche molti vescovi e sacerdoti e teologi e papi progressisti fecero come Paolo VI. Ossia, a parole si richiamarono al concilio, ma nella pratica andarono molto oltre i documenti del concilio, con la scusa che lo Spirito Santo, che avrebbe agito durante il concilio, non doveva poi essere limitato o fermato nella sua azione dalle parole degli uomini sulla carta. Dal post-concilio è stato imposto il comandamento seguire il concilio nello spirito del concilio, che ha significato il superamento definitivo dei 20 concili precedenti, rimasti solo a parole e non più nella pratica. È questo il periodo in cui è avvenuta la sostituzione del cristianesimo con la pseudo-religione del concilianesimo. Col concilianesimo è scomparso quasi subito il purgatorio e l'inferno. Per i primi 30-40 anni c'era solo il paradiso e pertanto scomparve il bene e il male assoluti. Ultimamente è scomparso perfino l'aldilà, per cui la dignità dell'uomo è limitata tutta nell'aldiqui. E così, dopo Benedetto XVI, coi suoi valori non negoziabili, oggi il bene e il male riconosciuti validi dall'uomo comune sono diventati quelli stabiliti dal Parlamento, dal governo, dalla TV, ossia dagli unici predicatori rimasti. Insomma, con l'estinzione del cattolicesimo, con il concilianesimo, ciò che è diventato importante nella cultura della società, ossia quello che c'è dentro la testa dell'80% della popolazione, è diventata la forza. Chi ha più forza ha più dignità. Chi è più forte ha ragione.
come secondo la predicazione dei film di Hollywood. Il risultato del concilianesimo è stato il via libera al darwinismo sociale, che è di origine protestante, ma la cui vera origine è nella superbia dell'uomo. Fase dell'oggi. Uno degli ultimi colpi del Vaticano II all'essenziale della religione è stato la dichiarazione di Abu Dhabi del 4 febbraio 2019 di Papa Francesco insieme al grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, perché ad un certo punto afferma: il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa frase significa confondere il cristianesimo insieme con l'Islam, insieme con tutte le religioni. Ancora un po' e avrebbero aggiunto anche i partiti politici e le squadre di calcio. Questa affermazione è proprio la negazione dell'essenziale della religione, perché la relazione col Dio Trinità è diversa da quella col Dio Allah, che è diversa da quella col Dio Shiva, col Dio Manitou, con la Dea Pachamama, eccetera. Questa indifferenziazione delle varie religioni deriva direttamente dallo spirito ecumenico del Vaticano II, che aveva cercato di avvicinare quanto più possibile la Chiesa Cattolica alle chiese protestanti, per l'attribuzione, anche qui, della stessa sapiente volontà di Gesù a tutte le chiese cristiane. E anche questo ecumenismo era contraddittorio con l'essenziale della religione, perché, per lo stesso motivo di prima, la relazione col Gesù cattolico, che chiede conto delle opere compiute, è inevitabilmente diversa dalla relazione col Gesù protestante, per il quale le opere non avrebbero importanza. Anzi, per il quale si potrebbe pure superpeccare, ma si andrebbe ugualmente in paradiso. Secondo una frase di Lutero nella sua lettera a Melantone del 1 agosto 1521. Esto peccator et pecca fortiter, sed crede fortius et gaude in Cristo. Qui victor est peccati, mortis et mundi. Ossia, sii peccatore e pecca con coraggio, ma credi più forte e gioisci in Cristo, che è il vincitore del peccato, della morte e del mondo. Appunto, se la tua fede è più forte dei tuoi peccati, allora andrai in paradiso. Indagando la frase dei due capi pseudo-religiosi, il pluralismo e la diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua, sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Si comprende che è completamente falsa. L'obiettivo della frase era l'associazione delle religioni con Dio.
Ossia, il pensiero iniziale, molto probabilmente, era il seguente. Il pluralismo e le diversità di religione sono volute da Dio. Questa frase, però, non fornisce alcuna argomentazione. È solo un'affermazione autoritaria. Le cose stanno così. Perché non spiega minimamente come lo stesso Dio abbia voluto religioni tanto differenti tra di esse, come l'Islam e il cristianesimo, oppure il giudaismo e il buddismo e la Pachamama, eccetera. Tuttavia, lo scopo del documento, che è intitolato Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, è quello di far giungere il lettore alla conclusione: tu sei islamico, io sono cristiano, quell'altro è buddista, volemose bene lo stesso. Perciò questa frase non doveva fornire alcuna spiegazione, perché altrimenti avrebbe inevitabilmente messo in risalto le divergenze, le contrapposizioni, le negazioni reciproche. Allora, per comunicare questo messaggio, per la pace mondiale e la convivenza comune, innanzitutto lo hanno reso meno esplicito, meno chiaro, ammorbidendo l'argomento di Dio in il pluralismo e le diversità di religione sono una sapiente volontà divina. È ammorbidito il soggetto Dio, trasformato in volontà divina, e hanno aggiunto l'aggettivo sapiente, in modo da scoraggiare sul nascere qualsiasi critica. Infatti, l'espressione sapiente volontà divina insinua che se uno avesse qualcosa da criticare, sarebbe un non sapiente. Successivamente, per cercare di dare una parvenza di senso, si può ricostruire che hanno aggiunto l'argomento della creazione, inserendo pure tre esempi genetici. E la frase è diventata: nella nona parte continua l'indagine sulla dichiarazione di Abu Dhabi del Papa e del grande Imam. Indagatore, a presto. E indagatore, qua c'è il prossimo video.